C'è un ragazzo a terra. È appoggiato sul fianco destro. Le gambe sono incrociate. Ha i jeans, un giubbotto a scacchi, i capelli scuri. Da sotto la testa, il sangue si è sparso sul marciapiede ed è scivolato sulla strada. Attorno ci sono carabinieri, alcuni in divisa, altri in borghese. Il ragazzo è morto. Vicino a lui è stato posato un cartellino di quelli che sulla scena di un crimine indicano la posizione dei reperti. Quel reperto è il numero 13. Ci sono fotografie che raccontano quei momenti. Un altro ragazzo che fino a pochi minuti prima era a terra, distante pochi metri, è in quel momento a bordo di un'ambulanza. Muore prima di arrivare all'ospedale. È buio. È una sera di marzo del 1978. Quei due ragazzi hanno 18 anni. Si chiamano Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci. Lorenzo ha un soprannome, Iaio. Lo chiamano tutti così. Li hanno ammazzati a colpi di pistola pochi minuti prima delle 8 di sera del 18 marzo 1978. È sabato. Alle 19.45 sono usciti dal locale Crota Piemontesa, in via Leoncavallo, a Milano, dove si erano dati appuntamento e dove sono stati con alcuni amici. Sono diretti in via Montenevoso, dove abita Tinelli. La madre di Fausto ha preparato il risotto, lo fa tutti i sabati. Dopo cena hanno in programma di andare al centro sociale Leoncavallo per un concerto blues di Lino Fats Gallo. Camminano lungo via Lambrate, passano all'angolo tra via Casoretto e piazza San Materno. Si fermano davanti a un chiosco dei giornali. L'edicolante li sente commentare i titoli. Percorrono il tratto di strada tra via Casoretto e via Mancinelli. Entrano nella via. Qualcosa o qualcuno ha attirato la loro attenzione. La via è buia. Su un lato c'è un muro lungo e alto. All'altezza della scuola di lingue, Anderson School, c'è un gruppetto di persone, forse chiamano Tinelli e Iannucci. Poi uno di loro alza un sacchetto bianco, lo punta contro i ragazzi. Dentro il sacchetto c'è una pistola. È un metodo utilizzato per non lasciare bossoli sul terreno. Dura tutto pochi istanti. Spara 8 colpi in tutto. Fausto Tinelli cade per primo facendo una torsione su se stesso. È colpito da 5 proiettili, uno all'addome, poi all'emitorace sinistro, al braccio destro, alla regione lombare sinistra. Il quinto colpo buca il giubbotto. Poi 3 colpi a Lorenzo Iannucci. Uno all'addome, uno alla coscia destra, il terzo al mento, che trapassa poi collo e torace. Lorenzo muore subito. Fausto viene soccorso che è ancora vivo. Muore dopo pochi minuti. Inizia quella sera una storia lunga, con indagini condotte da 8 magistrati diversi, spesso impegnati anche in altre inchieste e quindi costretti a dedicarsi alla vicenda solo parzialmente. Indagini fatte spesso male, con perizie approssimative, a volte incomplete, testimonianze non raccolte, elementi tralasciati. Alcuni inquirenti hanno lavorato attivamente su questo caso, altri solo superficialmente e distrattamente. Sono stati individuati indizi e ci sono state molte testimonianze di collaboratori di giustizia legati alla destra eversiva, ma non si è mai arrivati a un processo. Ciò che accadde alle 20 del 18 marzo 1978 in via Mancinelli è anche la storia di una città, di una generazione, di un funerale a cui parteciparono molte decine di migliaia di persone, con un coinvolgimento emotivo che tanti non avevano mai visto né provato. Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci erano 2 ragazzi di sinistra, ma non militavano in nessun gruppo, non erano 2 leader, non erano conosciuti. Frequentavano il centro sociale Leoncavallo, ma anche lì non erano leader, 2 in vista. Erano, come dissero le decine di migliaia di ragazzi che parteciparono al funerale, 2 come noi, esattamente come noi. Ma quella storia, la storia che prese il via quella sera, è anche la storia di uno dei periodi più difficili e angoscianti d'Italia. La storia dell'omicidio di Fausto Tinelli e di Lorenzo Iannucci è la nuova puntata di Altre Indagini,
disponibile per le persone abbonate al Post. La trovate sull'app del Post.